Lanterna a tutti ragazzi, qui Slam Dark dei Nerdy Shonan e come oggi potete vedere sono in un nuovo vlog. Vlog che, registrandolo a lunedì, spero di farlo uscire lunedì stesso, in base a quanto sono veloce io. Volevo però parlarvi un attimo di una cosa. Come avete visto, in quest'ultimo periodo sono stato pressoché nullo sul canale, a parte appunto la foto di Palazzo Vecchio che ho pubblicato dalla Loggia dei Lanzi di Firenze per dire che mi ero preso qualche giorno di vacanza, semplicemente per il fatto dello studio. Infatti, ho detto che ho fatto diversi esami, semplicemente ne ho dati due, uno non l'ho passato e l'altro, quello di tutte queste cose, ho preso 27. Perché allora, siccome volevo parlare un attimo del perché sono stato così assente, in realtà ho pubblicato qualcosina perché vi spiego brevemente cosa è successo. Allora, mi ero iscritto a un esame con una professoressa, qua si parla letteratura inglese 1. Mi ero iscritto con l'esame con la professoressa con cui avevo un determinato programma che comprendeva questi fogli qui, che spero si vedano bene, li vedete voi, i testi che sono qua sopra, che non sono chiaramente tutti sti libri, se no sarebbe da suicidio, e questi ce li leviamo un attimo, e 100 pagine di questo libro che è spesso 4 dita, che 4 dita mie però sono grosse, saranno 7 centimetri circa. Spessino, quindi questo qua. Cosa succede? Mi sono iscritto all'esame, ma cosa succede? Non c'è più l'esame, la prof non c'è più, non mi risponde più. Ho dovuto quindi cambiare e dopo aver studiato anche, oltretutto perché non ci facciamo mancare nulla a questo mondo, aver aggiunto anche questo libro da studiare, sulla metà, dai, quindi diciamo solo queste parti qui, queste parti che ho preso. Mi è stato detto, tra l'altro togliamo il mio segnalibro, dopo che l'ho studiato giustamente, avevo finito, mi viene detto, no, guarda, la prof non c'è più in questa università, devi andare a fare con un'altra insegnante. E ho detto, e l'ho chiesto, ma posso fare col programma dell'altra insegnante? No. E niente, quindi mi sono dovuto rifare qualcosa come mi sono dovuto leggere diversi libri, tra l'altro mancano quelli da leggere perché quello bene o male da sapere meglio era Otello, tutti gli altri e c'era da fare tutte queste cose qui. Le vedete? Le vedete? Ci siete? Ci siete? E niente, poi aggiungiamo anche un po' tutti i testi, tutti i riassunti e altra roba, no? E questo diciamo è stato il mio luglio, perché tra l'altro l'esame l'ho dato all'alba del 1º agosto, ero il terzultimo in ordine totale e niente da dire. L'esame è andato bene, 27, volevo solo far vedere perché a noi maschietti piace misurare tutto, tutto, veramente tutto. Quindi non ho calcolato quanti centimetri, come invece avrei fatto per altre cose, erano tutti i libri. Ma semplicemente niente, era solo per dire questo. In questo periodo l'avevo già scritto sul post con la foto della Loggia dei Lanzi che mi è venuto un bijou anche se l'ho fatta col telefono. Non perché non si possano fare foto decenti, ma semplicemente perché così. Ho su una maglietta che è il mio pigiama, che spero, per raccontarvi un po' un aneddoto, spero non mi dia la reazione allergica perché è stato uno dei miei regali di compleanno. E adesso vi spiego un attimo cosa è successo. Lo so che non frega niente a nessuno, ma almeno è per fare un update. Dopo questo racconto andrò al succo del canale, di quello che è il discorso di questo video per il canale. Allora, il giorno del mio compleanno, 18 maggio, mi è stata regalata questa. Io me la sono messa per andare a dormire dopo che ero andata a mangiare il sushi. Ho avuto una delle reazioni allergiche, se non la reazione allergica più forte che abbia mai avuto, dove praticamente la notte non avevo bevuto alcolici, si intende, non avevo fatto niente di strano, non mi ero drogato, non ho fumato canne, non ho fumato sigarette, non ho fumato ganja, non ho fumato nient'altro, non ho pippato cocaina, non ho fatto niente. Se non ci credete vi faccio vedere gli esami dell'urina quando li farò, che non c'è dentro niente. Ma semplicemente cosa è successo? Sono andato nella vasca da bagno perché avevo un prurito tale che mi stavo scarnificando l'anima. Mi stavo grattando via qualsiasi strato di pelle avessi sul corpo, anche nelle parti gambe, non solo dove c'era la maglietta, ma dovunque. Quindi spero non mi dia questa reazione allergica. E la notte del mio compleanno ho passato 2 ore nella vasca da bagno con l'acqua fredda perché stavo morendo e non sapendo dove era l'antistaminico e non volendo svegliare nessuno, mi sono messo nella vasca con l'acqua fino a qui. Ho detto vabbè, e poi mi sono addormentato, quindi ho rischiato di affogare perché probabilmente mi sarei svegliato se per caso ero lì lì per affogare, però dai, almeno al 21º anno di vita ci sono arrivato. Detto questo, parliamo del canale. Allora, in queste settimane,
che tra l'altro saranno solo uno o due, farò un carico di produzione da parte mia massacrante, perché allora, adesso, partiamo dalle serie meno seguite, quella di Dark Souls, che l'avevo cominciata ed è rimasta un po' nel dimenticatoio, ho episodi pronti, li ho anche già caricati, farò un paio di settimane a montare e creare video, penso che mi ammazzerò. Tendenzialmente, ma soprattutto ho in procinto di cominciare la nuova serie su NBA 2K che durerà solo 3-4 episodi o 5 o 6 forse, e dovrebbero essere video piuttosto complessi in stile New Orleans Pelicans, perché materiale registrato ne ho. Tra l'altro chiedo scusa se sentite rumori, perché un po' è la strada e un po' sono sotto quelli di casa, quindi partiamo, avevo detto, con ordine. Riparto un attimo dalle serie meno seguite. Dark Souls ho diversi video anche già pronti da caricare, li ho già fatti, sono un po' lunghetti quelli che ho caricato, ma dovrò anche produrre, perché Dark Souls ci tengo a finirlo, a fare almeno una serie su Dark Souls, almeno il primo, poi il secondo lo userò per le live, perché non ho fatto ancora i DLC, quindi devo fare per bene. In più, tendenzialmente in sto periodo mi sto recuperando i giochi che non sono riuscito a giocare. Dei vari giochi che mi piacerebbe recuperare sono God of War, quanto riguarda quello nuovo, quello con Atreus, si intende, ovvero col figlio di Kratos, e sono a buon punto, lo sto per finire. In più volevo recuperarmi L'Ombra della Guerra di Mordor, perché è vero, io, Signore degli Anelli, l'ho già detto, sono innamorato di quel mondo, e un videogioco, non ci ho mai giocato a giochi del Signore degli Anelli, anche se lì è nel mondo del Signore degli Anelli, non è nella storia, ma vorrei comunque giocarlo, e ci sono i DLC, volevo giocare anche quello. Tendenzialmente sto recuperando cose varie, tra poco uscirà anche l'espansione di Monster Hunter, ma quella a voi non interessa perché non ci faccio video, per vostra fortuna, o forse sfortuna, magari a qualcuno potrebbe interessare, ma non sono la persona più preparata su Monster Hunter, mi sono avvicinato solo a partire dal Generation. Per quel che riguarda, tra l'altro non so neanche se sto guardando l'obiettivo della telecamera, che in realtà è il telefono, ma particolare. Tra l'altro, ribadisco, rumori sotto, c'è un bimbo che è molto contento perché sono parenti, e sto bimbo è parecchio contento di essere dai parenti. Devo poi finire, perché io possiedo ancora la mia PS3, devo finire Dante's Inferno, sicuramente devo finire Dante's Inferno, perché ero arrivato a buon punto, sono arrivato molto più avanti dell'ultima volta, ma devo per forza di cose finirlo. Quindi in ordine sono God of War e Dante's Inferno, che già ho. E poi invece L'Ombra di Mordor, L'Ombra della Guerra, il secondo in pratica dei due, vediamo come andare a finire, ma tendenzialmente vorrei comprarlo. Detto questo, avendo parlato di progetti anche miei al di fuori del canale, parliamo un po' di anche Dragon Age, seguita da poche persone. In realtà lì ho pochi episodi, ho solo tanto materiale, sto arrivando a saturazione del tutto, perché ho già caricato almeno due episodi che pubblicherò, Dragon Age Inquisition, per chi è interessato. Terrò la pubblicazione a ogni mercoledì, così è ritmato nel tempo. Ne ho caricati due, quindi per questo mercoledì e per mercoledì prossimo. In queste settimane che prendo ancora un attimo di pausa, è una e mezzo, quindi non è tantissimo, cercherò di finire appunto Dark Souls e l'altro. In più, il materiale da NBA, materiale per la serie nuova ne ho, cercherò però prima di cominciare la nuova, che ribadisco porterò su NBA 2K20, sperando che non sia un gioco di merda, perché ho idee carine almeno da fare su NBA 2K20 come ogni anno, ma se il gioco è quello di quest'anno, cosa che penso che sarà, perché se togli il sudore dagli screenshot sono palesemente uguali, i due giochi intendo, spero la giocabilità sia migliore. Ma IGM sinceramente le hanno messo aggiunte che non sono interessanti per me, nel senso, qual è la cosa che ti interessa anche di giocare a FIFA? Che sia alla mano, pad alla mano, sia decente. Questo NBA non era decente, come non lo era secondo me anche l'anno prima. L'ultimo NBA che mi era veramente piaciuto tanto era il 17, era il 16 o il 17, mi piaceva abbastanza anche il 15. Diciamo che ho giocato dal 15 al 16 al 17 e ero abbastanza soddisfatto, dal 18 in poi... 18 era tremendo e quest'anno è peggiorato. Spero che l'anno prossimo sia normale, cioè che almeno ti diverti e non è una sofferenza cercare di segnare e impedire agli altri di segnare. Detto questo, il materiale per gli Hawks, tra l'altro, mi ha fatto ridere perché non ho trovato, ho trovato gente magari con le cose dei Warriors, ho trovato gente con Cavaliers, Lakers a Firenze, si intende,
Ho mica trovato l'unico straniero con la maglia degli Atlanta Hawks. Era lì che mi faceva momenti così, no, fa ridere perché era un segno del destino, quindi finirò con gli Hawks, anche perché mi sono interrotto sotto, non mi ricordo quanto, che sto perdendo la serie contro i Cavaliers, quindi bisogna ritornare alla pari. Quindi, detto questo, sono anche malaticcio, quindi spero regga il fisico perché in questo momento sono pieno di muco e ho un po' di tossina, sperando non peggiori il tutto. E niente, quindi NBA, il progetto di base è semplice, cercare di finire il tutto. Quindi ragazzi, queste settimane saranno abbastanza impegnative per me, e invece per voi spero che vi possano interessare i video. Su Dark Souls sto cercando di fare cose interessanti, è una cosa già vista e rivista probabilmente da voi, magari non vi interessa, dateci un'occhiata perché è abbastanza, secondo me, può essere interessante. Io vi ringrazio di avermi seguito, Dark Souls non dovrebbe durare neanche troppo, spero. Vi ringrazio di avermi seguito, ragazzi, ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!